allora, questo articolo 1 è quello che va a sopprimere la facoltà del Presidente della Repubblica di indicare i senatori a vita. È il biglietto da visita di questa riforma e, come dicevo ieri, è una menzogna. Voi continuate a ripetere che non toccate i poteri del Presidente della Repubblica e la prima cosa che fa all'articolo numero 1 questa riforma è togliergli uno dei poteri, quello di indicare i senatori a vita. Mentite su tutto. Allora, i senatori a vita, il Movimento 5 Stelle ha sempre ritenuto che andassero, come dire, normati meglio. E in quella famosa riforma costituzionale che noi abbiamo varato e che tutti alla fine avete votato per pudore, anche se poi dietro le quinte sibilate contro, la riduzione del numero dei parlamentari, in quella riforma lì, fatta in maniera condivisa, perché ripeto, l'avete votata tutti, da destra a sinistra, quella riforma comprendeva anche la riduzione del numero dei senatori a vita ad un numero di 5, senza ledere quindi la facoltà del Presidente della Repubblica di indicare cittadini e cittadine che per meriti altissimi in diverse discipline, in diversi settori della società civile si fossero particolarmente distinti. Senza questo strumento noi oggi non avremmo una persona come la senatrice Liliana Segre qui tra i nostri banchi. Quindi noi cosa facciamo? Al contrario di voi, che invece, ripeto, togliete un'altra facoltà al Presidente della Repubblica mentendo. Allora, noi abbiamo pensato, tra gli emendamenti a questo articolo c'è anche l'emendamento che prevede che per non inficiare i rapporti politici di maggioranza, i senatori a vita si astengano dal votare quando si tratta di votare la fiducia al governo. È una cosa talmente ragionevole, è un intervento talmente lieve e ragionevole che la stessa senatrice a vita Cattaneo ha pensato di presentare, il che ci conforta molto, perché è una senatrice a vita che ritiene appunto di non dover intervenire laddove si tratta di voti politici che riguardano gli equilibri delle maggioranze. Questo era un intervento che si poteva condividere, ma voi avete scelto la via della distruzione, come vi si addice. C'è un altro emendamento fondamentale che il Movimento 5 Stelle ha presentato a questo primo articolo, che è quello che riguarda gli statuti dei partiti politici, che secondo l'emendamento che abbiamo presentato, gli statuti dei partiti politici si basano sui valori e sui diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dispongono adeguate norme di trasparenza e democrazia interna. Allora, io qui mi trovo a dover smentire una cosa che è stata ripetuta più e più volte ieri in quest'aula nel corso della discussione generale, ossia tutti i partiti politici si presentano alle elezioni con i listini bloccati, quindi è falso che l'elettore ha un potere perché i listini bloccati vengono decise nelle segreterie di partito. Vi dimenticate appositamente, strumentalmente, che esiste il Movimento 5 Stelle, che invece le sue liste le fa votare democraticamente dalla sua base. Provate ad imitarci se avete il coraggio. Provate a chiedere alla vostra base di indicare chi mandare qui dentro invece che a Giorgia Meloni. Non avete il coraggio, perché se faceste così, forse il partito di Giorgia Meloni non sarebbe composto da fratelli, da cognati, da cugini e da zii. Grazie.